Una donna così amante dell'arte come Madre Pirina non poteva che riposare qui dentro. Dove ci troviamo, Barbara? Questa è la cappella che è stata realizzata nel 2007 in occasione del ritorno di Madre Pirina qui a Roma. Questa cappella, questo spazio come quello del museo è stato progettato e ideato da un artista recentemente scomparso, Piotr Mercuri, e voleva creare un ambiente che fosse uno scrigno di bellezza, di luce, di vita. Non volevamo fosse un luogo di sepoltura. Tutto questo nasce da qui, questo è uno dei due diari che uno sono rimasti diari, ancora di Madre Pirina, e la vita e i suoi pensieri sono stati tradotti all'interno di questa cappella in vere e proprie immagini che ancora ci raccontano di lei. In questo diario Madre Pirina si chiede: sarò come le rose e i gigli che sono caduchi, che sono soggetti alle intemperie, oppure sono come il ramo di ulivo che resiste a tutto e che dona frutto benefico? E questo è quello che abbiamo riportato nelle asole della vetrata centrale. Nell'altra vetrata c'è la devozione invece ai santi che sempre l'hanno aiutata e confortata durante le prove che ha dovuto sopportare nella vita, e c'è la Madonna e Gesù Cristo naturalmente, ma San Silvestro e Santa Teresina del Bambin Gesù. Ci sono delle frasi anche all'interno delle vetrate, sono delle frasi che appartenevano a lei, erano proprio sue? Sì, sono proprio le sue, girano intorno a un ramo di edera proprio a testimoniare l'eternità di questi messaggi che non muoiono mai. Un'eternità che ritroviamo nel già citato rosone. Per quanto riguarda il rosone invece abbiamo pensato di creare un circolo di serafini che sono custodi dell'ordine divino, perché sembrava una vita così impressa nel dolore, in realtà c'era un disegno anche su questa vita. Il rosone è simmetria e ordine, è appunto questa la gloria di Dio. Maria!